Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina e oggi andiamo a preparare la trippa alla romana. Buona visione! Accendiamo il cookeo. Andiamo su manuale, cottura normale, temperatura elevata e iniziamo a far riscaldare la pentola. All'interno della pentola vado a versare dell'olio Evo. E facciamolo riscaldare. Nell'olio vado ad aggiungere il trito fatto con carote, sedano e cipolla. Allora, vi ricordo che gli ingredienti li trovate nell'info box. Sì, scusate, questa ricetta mi è stata richiesta da uno di voi. Siccome lui la prepara con la pentolatina, volevo dirgli che praticamente per la cottura, come sto facendo io la rosolatura, deve andare su manuale, il tasto quello rosa, poi ajust e deve lasciare anche i 15 minuti che gli dà in manuale. Fa il soffritto, altrimenti porta il tempo, aumenta a 20 minuti, 20-25, tanto dobbiamo fare il soffritto e poi dobbiamo far restringere un po' la trippa. Quindi vedi come ti rimane più comodo. Ok, ora al soffritto vado ad aggiungere la trippa. Allora, in questa fase la trippa rilascerà un bel po' di acqua, quindi io adesso farò, diciamo, tipo asciugare l'acqua, quindi lascio andare la cottura. Quando l'acqua è evaporata, vado ad aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco. Un pochino di sale. Due chiodi di garofano. Un pochino di mentuccia romana, cioè mentuccia, non c'ho quella romana. La menta romana, ho trovato la mentuccia. Mi abbondo un po'. Aggiungo anche un po' di peperoncino, cioè io ho un peperoncino intero. E metto anche un cucchiaio di pecorino per farla, diciamo, insaporire. Adesso dobbiamo fare evaporare il vino bianco. Quando il vino è evaporato, vado ad aggiungere la passata di pomodori. Aggiungo del sale. E adesso dobbiamo fermare questa cottura. Quindi arrestiamo la cottura, passiamo cottura a pressione. Minuti.
ci vediamo dopo. I 30 minuti di cottura vanno anche per le persone che andranno ad utilizzare la pentola a pressione elettrica Tina. Praticamente andate su manuale, poi il tasto quello Adjust, quello giallo, il tempo comincerà a lampeggiare, ci sono le frecce più e meno, portate il tempo a 30 minuti. Mettete il coperchio, ricordatevi di chiudere la valvola indirizzando la punta verso di voi. Basta, dopo passati 30 minuti dovete sfiatare la valvola e niente, finché non ha sfiatato la valvola voi non potete aprire. Noi invece con il cuqueo facciamo tutto in automatico. Il cuqueo quando termina sfiaterà da solo. Cottura terminata, arrestiamo il cuqueo ed andiamo ad aprire. Io voglio far ritirare un pochino il sugo, quindi vado a riaccendere un attimino il cuqueo. Rivado su manuale, cottura normale, temperatura elevata e inizio a far ritirare un pochino il sugo perché vedo che è un pochino lento. Io ho già assaggiato, è bella bella piccante. Aiaiaia, mio marito sarà contento, io un po' meno. Ora vado ad aggiungere il pecorino. Non mi rimane che andare ad impiattare. Ecco che ho impiattato, vado ad aggiungere un altro po' di pecorino e qualche fogliolina di mentuccia, se ce l'avete. E buon appetito! Allora, se il video vi è piaciuto e sono stata utile, vi chiedo di lasciarmi un like. Se è la prima volta che capitate qui sul canale, iscrivetevi. Per ricevere le notifiche delle nuove ricette, cliccate sulla campanellina, quella in basso a destra sotto al video. Nell'info box trovate gli ingredienti e non mi rimane che rinnovarvi di nuovo un buon appetito, un bacione, un abbraccio a tutti, ciao ciao e alla prossima ricetta!